Nell'antichità questo borgo nasce sulla Via del Sale e questa era una posta dove riposavano i muli, e allora a noi piaceva questa idea di ospitare viandanti, gente di strada, comunque chiunque arrivasse, e quindi arrivavano. La cattiva strada perché molti di quelli che arrivavano qua erano quelli che da bambini gli veniva detto: stai attento che se continui così finirai sulla cattiva strada. Ma la cattiva strada qual è? Chi decide qual è la buona e la cattiva? Io e mio marito arriviamo dalla Valle d'Aosta, lui comprò questa casa più di 40 anni fa come casa vacanza, ma lui faceva l'antiquario, era molto preso col lavoro, denaro, ma non era questa la sua idea di vita. E quindi comincia a nascere questo progetto di far vivere questo borgo, che comunque in quel momento lì c'erano solo due anziani abitanti qua. Il resto del borgo era disabitato, stava crollando, era stato proprio abbandonato. Siamo venuti a vivere qua nell'89, quindi l'idea era proprio di ricreare il borgo. Nessuno di noi aveva mai fatto questo lavoro prima, ma erano lavori possibili perché le case sono piccole, sono stanze, il borgo medievale è strutturato proprio che può essere fattibile farselo da soli. Sono nate le nostre figlie, due figlie, e l'idea era di proporgli una vita alternativa a quella che si stava vivendo. E quindi sono cresciuta in questo posto, in questo borgo, con i miei genitori che avevano questo sogno di idea, di comunità, di condivisione. Crescere qua è stato bellissimo, anche perché noi eravamo tanti bambini della stessa età, eravamo 5-6 bambini, eravamo padroni di un bosco, di un borgo, liberi dal mattino alla sera. Dico sempre che ho avuto una delle infanzie più belle che si possano desiderare. E poi sono andata a vivere a Genova a fare l'università, e a un certo punto mi sono accorta che la città mi stava più stretta del borgo dove ero cresciuta. Sono tornata a vivere qua con il mio compagno, ho avuto una bambina che adesso ha 6 anni e abbiamo scelto appunto di farla crescere proprio come sono cresciuta io. I primi erano stranieri, erano una coppia inglese e francese, vivevano in camper e viaggiavano, erano musicisti di strada, però con la bimba avevano voglia anche loro di fermarsi, sono arrivati qua e hanno preso la prima casa dopo di noi. È arrivata gente da tutto il mondo e alcuni, quando stanno trovando il loro spazio, si sono fermati. Appena arrivati, la comunità di Erli si preoccupò di questa varietà di personaggi. Oggi, dopo 30 anni, una delle mie figlie è consigliera comunale, sono volontaria della Croce Bianca, insomma siamo integrati con il paese che ci considera parte di loro. Siamo anche il borgo più abitato della vallata. In questo siamo riusciti nell'intento di far rivivere un borgo che comunque era destinato a cadere, sarebbe crollato. La scelta di far crescere la mia bambina dove sono cresciuta io non è stata una scelta proprio casuale, ma pensata e ponderata. Crescere qua vuol dire anche tenersi un po' al di fuori dal capitalismo, dal quotidiano che ti porta a passare davanti ai negozi e voler comprare assolutamente tutti i giocattoli. Invece crescendo qua noi facciamo delle scelte molto ecologiche anche nei giochi, cercando di prediligere giochi naturali piuttosto che ne so, un sasso che diventa una macchinina. Il nostro intento di comunità era avere degli intenti comuni, ma ognuno potesse avere il suo privato, quindi ognuno di noi ha il suo spazio, ha la sua casa,
ma anche importante che ci fossero spazi comuni. E quindi abbiamo creato una biblioteca, una sala giochi con la calciobalilla e il centro sociale, dove abbiamo il forno, dove si fa il pane, le pizze, dove ci si ritrova insieme, si mangia, si fanno progetti. Per me l'Italia che cambia è che ci sono nuovi giovani che vengono, ogni tanto arrivano anche qua per chiederci della nostra esperienza, perché hanno voglia anche loro di fare questa esperienza. Ci sono molti borghi, molti villaggi disabitati e questa voglia di mettersi insieme per me è un cambiamento. Per me l'Italia che cambia è un sogno. Il sogno è quello di avere dei cittadini che non hanno paura del diverso, che si integrino perfettamente con le culture diverse, con quello di diverso che abbiamo intorno e che reagisca un po' di più all'essere succubi da degli schermi, che può essere il computer, che può essere la televisione, che può essere un telefonino. Quest'Italia che cambia non puoi fermare.